Viviamo grazie ad un sistema idraulico, sì, perché il nostro cuore pompa il sangue e i vasi poi lo trasportano a tutto il nostro organismo. Quindi se ci dovesse essere un guasto, ci devono pensare in due, il chirurgo e l'ingegnere. È una sinergia impensabile questa fino a qualche tempo fa, ma che oggi produce invece grandi risultati. Ce lo conferma il nostro ospite Carlo De Vincentis, cardiochirurgo al Policlinico San Donato di Milano. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, questa collaborazione che potrebbe sembrare un po' strana tra il medico e l'ingegnere nasce nel nostro contesto dall'idea del professor Auricchio, che è direttore dell'Istituto di ricerca dell'Università di Pavia di ingegneria, e dal dottor Trimarchi, che è il direttore del centro di ricerca sulla aorta del nostro Policlinico San Donato. Da qui nasce l'idea di sviluppare un laboratorio di ricerca che noi abbiamo chiamato il Beta Lab, che è un acronimo di Biomedics for Endovascular Treatment of Aorta. E questo tende a elaborare in maniera virtuale delle immagini che noi estrapoliamo da esami che utilizziamo tutti i giorni nella nostra pratica clinica nell'analisi delle patologie dell'aorta, quali la TAC e la risonanza magnetica, e vengono elaborate virtualmente al computer. Da qui riusciamo a acquisire delle notizie molto importanti sia dal punto di vista geometrico strutturale dell'aorta, sia dal punto di vista dei flussi e dei cambiamenti di flussi che avvengono all'interno di un'aorta patologica. Quali sono i principali campi di applicazione? Facciamo degli esempi. I campi di applicazione sono nelle patologie dell'aorta su cui noi ci troviamo più frequentemente confrontati. Vediamo dalla grafica alla nostra sinistra un'aorta normale, che è l'arteria principale del nostro corpo. Noi la chiamiamo l'autostrada del nostro corpo, e questa dilatazione, che è l'aneurisma, cioè l'indebolimento di una porzione dell'aorta, può colpire varie porzioni dell'aorta, partendo dall'aorta ascendente, cioè quella più vicino al cuore, poi l'aorta toracica, fino a giungere all'aorta addominale. Oppure questi studi si tendono ad analizzare quelle che sono le variazioni durante la dissecazione aortica, che è una situazione ancora più complessa e più grave. Perché? Perché è una rottura parziale della parete dell'aorta, con una slaminatura della parete che può coinvolgere completamente tutta l'aorta, e questo purtroppo è un evento estremamente grave. Con l'aiuto della grafica sempre possiamo invece andare ad indicare quali sono le terapie che possiamo le terapie, diciamo, soprattutto per quanto riguarda l'aorta ascendente, ad oggi è unicamente chirurgica, ma anche delle altre porzioni vi è la possibilità della sostituzione chirurgica, cioè l'aggressione della zona di aorta malata, l'asportazione dell'aorta malata e la sostituzione con una protesi, che qui abbiamo dei piccoli esempi delle protesi artificiali in tessuto che può essere di Dacron o di Teflon, e per poter così sostituire o l'aorta ascendente o l'aorta toracica discendente, l'addominale, o in alcuni casi con degli interventi molto complessi, ma con sostituire anche l'arco aortico, che è la zona più delicata del nostro corpo, e l'aorta, perché da qui nascono le arterie che irrorano il cervello. Abbiamo anche una breve animazione grafica che ci permette di comprendere meglio tutto questo. Vediamola insieme, il professore la commenterà. Questa è l'utilizzo di una nuova tecnica, ormai non più così nuova, però è il rilasciamento, non più sulla base di un approccio chirurgico, ma il rilasciamento di una protesi, che viene detta endoprotesi, attraverso l'introduzione di un catetere dall'arteria femorale, per cui questa endoprotesi poi viene rilasciata, e l'obiettivo è quello di escludere la zona aneurismatica, quindi la zona fragilizzata dalla pressione, e quindi di proteggere quella zona da un'eventuale progressione e eventuale rottura. Lei prima ha citato il professore Auricchio, allora sentiamo Chiara Del Gaudio. Ha detto
Henry Ford, imprenditore statunitense, c'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. E qui nei laboratori di meccanica computazionale e materiali avanzati dell'Università di Pavia si lavora proprio per questo, addirittura per ridarci la salute. Ce lo conferma chi dirige queste attività, Ferdinando Auricchio, professore di scienza delle costruzioni. Professore, allora partiamo da qui, da quello che stiamo vedendo. Raccontiamo questa tecnologia. Da un paio di anni abbiamo dotato il nostro laboratorio di stampanti 3D. La stampante 3D è in grado di depositare strato dopo strato un materiale granulare e attraverso il passaggio di un raggio laser trasforma questo materiale granulare in materiale solido. Quindi, partendo da modelli virtuali creati al computer, siamo in grado di realizzare oggetti anche di geometria molto complicata. La nostra collaborazione, in particolare con il Centro di Studi Aortici diretto dal dottor Trimarchi, ha lo scopo principale di aiutare il chirurgo nello scegliere l'intervento ottimale. Per fare questo il nostro ruolo è quello di creare modelli in silico e modelli in vitro. In entrambi i casi partiamo da immagini del paziente. Con i modelli in silico lo scopo è di ricreare al computer la fluidodinamica all'interno del particolare arco aortico. Con i modelli in vitro invece, sfruttando la tecnologia della stampa 3D, siamo in grado di creare oggetti che geometricamente sono identici in tutto e per tutto al particolare arco aortico del paziente. Questi oggetti che siamo in grado di stampare servono al chirurgo per simulare diverse tipologie di intervento e quindi scegliere l'intervento migliore. Professore, guardi in prospettiva e mi dica cosa vede. Prospettive ce ne sono tantissime, sicuramente possiamo trasformare questa tecnologia in un sistema di training per i chirurghi, ma guardando un po' più al futuro possiamo augurarci di usare questa tecnologia anche per stampare e quindi creare protesi calibrate sul particolare paziente, addirittura protesi bioriassorbibili. Mi preme sottolineare che chiaramente tutto questo si basa sul lavoro e sull'entusiasmo di moltissimi collaboratori, in particolare giovani, e anche su tantissime collaborazioni internazionali che abbiamo avviato nel corso degli anni, in particolare con università statunitensi, quali l'Università di Emory e del Michigan, e con università europee, quali per esempio l'Università di Utrecht in Olanda. Grazie. Vedere per prevedere, prevedere per provvedere. Anche questa è frase celebre di un filosofo francese, Auguste Comte. Qui però siamo in casa di ingegneri e l'aspettativa si fa subito concreta. Crediamoci allora. Grazie a Chiara Del Gaudio. Crediamoci allora, professore. Assolutamente. Un commento a quello che abbiamo appena visto, ma sicuramente anche una previsione rispetto a questi sviluppi così promettenti. Sì, allora, gli sviluppi sono molto importanti, perché questa, la possibilità di avere una riproduzione su un modello che possiamo trattare con le mani e quindi allenarci, ed è un modello naturalmente estrapolato da delle analisi cliniche reali, quindi la riproduzione delle alterazioni che ci possono essere durante una patologia aortica, ci permette di prevedere eventualmente le difficoltà che potremmo trovarci a incontrare durante l'intervento. Anche perché questi dispositivi, che sono le endoprotesi, hanno stravolto quella che è i risultati del trattamento della patologia aortica, ma rimangono ancora alcuni problemi, per esempio la dislocazione di questi dispositivi e anche l'idea di posizionare un dispositivo che è soffice ma comunque non completamente malleabile all'interno di una aorta che invece è un materiale elastico. Sentiamo da Antonia se sono arrivate delle domande, almeno sì. Una, professore. Sì. Sì, ci sono molte domande, c'è molto interesse attorno a questo argomento. La prima è di Stefano, scrive da Ancona. Lui ha 68 anni, accusa spesso dolori addominali con riflessi anche alla schiena e chiede: è possibile che si tratti di un aneurisma?
È possibile? Sì, diciamo che il sintomo doloroso può essere ed è, diciamo, un segno non molto positivo. Io consiglierei di andare rapidamente da un medico, già un esame clinico, cioè poggiare la mano sulla pancia e avere una pulsatività eccessiva può guidare a fare un'ecografia e diagnosticare un eventuale aneurisma. Poi ci sarà necessità di fare degli esami quali TAC e risonanza magnetica per capire se e come trattare tale patologia. Grazie professor De Vincentis.